Vogliamo aprire le nostre Bibbie nel libro del profeta Geremia, capitolo 18, leggeremo dal primo verso fino al verso 6. Possiamo stare anche in piedi, sono pochi versi. È un brano molto conosciuto, Il vaso e il vasaio. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio ed ecco egli stava lavorando alla ruota. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano al vasaio. Da capo ne fece un altro, come a lui parve bene di farlo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: casa di Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore, ecco quel che l'argilla è in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, casa di Israele. Amen. Potete accomodarvi, fratelli e sorelle. Sicuramente una bellissima parola da parte del Signore verso il suo popolo. E insieme a voi volevo fare qualche considerazione riguardo a quello che è il rapporto che ci dovrebbe essere tra noi e Dio, tra il credente, colui che ripone la fiducia nel Signore, e il Signore stesso. E in sostanza, cogliendo l'occasione di questo esempio, il rapporto che ci deve essere tra il vasaio e il vaso. Iniziamo a fare qualche prima considerazione. Il vaso è formato dall'argilla. L'argilla siamo noi. Siamo stati tratti dalla terra. Dio formò l'uomo proprio dalla terra, lo formò. E soffiò il suo alito vitale. E l'uomo divenne un'anima vivente. Per coloro che non si troveranno nell'incontro nella venuta di Cristo, quindi non saranno trasformati in un batter d'occhio, tutti gli altri siamo chiamati dal punto di vista fisico del nostro corpo a diventare polvere. Polvere siamo e polvere ritorneremo. Siamo argilla ed è questa una importante consapevolezza. L'argilla ci parla del poco lavoro, del poco valore di questo materiale, ci parla anche della fragilità. Io mi sono ritrovato un po' di tempo fa a vedere e poi ad avere l'occasione anche di fare delle domande, un artigiano che lavorava appunto questa argilla, questa pasta, e lui usava metodi tradizionali, aveva questa postazione di lavoro, questa ruota che girava attraverso un pedale, tutto fatto meccanicamente, e lui lavorava appunto questa argilla, poi producendo un vaso, e ci spiegava un po'
ci parlava del materiale, ci parlava del modo in cui preparare l'impasto, ci parlava anche che nel realizzare tutto questo egli prendeva una massa informe di pasta, di argilla, però in mente vedeva già quale sarebbe stato il risultato, e sulla base di quel risultato egli lavorava questa argilla. L'argilla è un materiale fragile. Quando Geremia scende dal vasaio, vede che quel lavoro che stava facendo, quel vaso, si rompe. E innanzitutto voglio che insieme riconosciamo la nostra fragilità. Questo non ci deve portare ad rattristarci o a pensare che siamo scusati davanti al Signore per le nostre cadute, per i nostri errori, perché magari sottolineiamo questo aspetto, questa caratteristica della nostra vita, e cioè il fatto che siamo fragili. Ma il fatto di essere fragili deve essere per noi un motivo di riflessione e riconoscere che proprio per questo abbiamo bisogno del Signore sempre e continuamente. Diceva l'Apostolo Paolo: è nella mia debolezza, nelle mie debolezze che io sono forte. Perché nelle debolezze riconosciamo che noi abbiamo bisogno della mano del Signore. Guai se ci sentissimo forti. Una volta vidi una foto di un gatto che si guardava allo specchio e veniva riflessa l'immagine di un leone. Ed a volte l'uomo è portato a guardarsi dal punto di vista, diciamo, della sua posizione, della sua autorevolezza. E c'è una sorta di vanto di se stesso che lo porta a insuperbirsi. Quanto sono bravo, quanto sono intelligente, quanto sono audace, quanto sono forte, quanto sono capace. Noi siamo argilla. E io, come credente, come figlio di Dio, voglio riconoscere sempre quello che sono. Sono argilla. E ho bisogno che le mani del Signore possano lavorare la mia vita. Ho bisogno di quelle mani, perché senza di quelle mani io non valgo proprio nulla. Io sono perso. Io non ho valore, ma per mezzo di quelle mani quell'argilla potrà trasformarsi in un autentico capolavoro. Il Signore, quando creò l'uomo e la donna, li creò a sua immagine e somiglianza, un capolavoro di tutta, il capolavoro di tutta la creazione. Lì c'era l'autentificazione, la firma di Dio su tutto il creato, che era meraviglioso, splendente. La firma è l'uomo e la donna, creature eccezionali, le uniche che potevano interagire, avere comunione con Dio. Ma la caduta dell'uomo ha fatto sì che l'uomo perdesse questa comunione, questa dignità. Ma Dio è stato sempre pronto. Già nel capitolo 3 della Genesi leggiamo di come Dio, nonostante la caduta dell'uomo, è lì pronto a lavorare per coprire la nudità dell'uomo e della donna. Vi ricordate? Dice che gli fece un vestito di pelle. Il primo sarto fu proprio Dio. Coprì la vergogna, intervenne. Egli dovette porre un rimedio all'uomo, alla caduta dell'uomo. E il nostro rimedio è stato in Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore. Argilla, quante debolezze, quante fragilità. È necessario che riconosciamo davanti al Signore.
Quante volte abbiamo promesso al Signore cose che poi non abbiamo mantenuto? Quante volte ci siamo resi conti di pensare di avere resistenza, di avere forza, ma poi ci siamo resi conto che invece siamo caduti, siamo venuti meno nei nostri impegni, nei nostri doveri, nella nostra consacrazione, nella nostra comunione col Signore. Guai se ci fosse un atteggiamento diverso dal considerare il fatto che noi siamo argilla, siamo fragili. Isaia 29:16, che perversità è la vostra? Il vasaio sarà forse considerato al pari dell'argilla, al punto che l'opera dica all'operaio, egli non mi ha fatto, al punto che il vaso dica al vasaio, non ci capisce nulla. Isaia 45:9, guai a colui che contesta il suo creatore. Egli rottame fra i rottami di vasi di terra. L'argilla dirà forse a colui che la forma che fai? L'opera tua potrà forse dire egli non ha mani? L'argilla potrà dire quello che vuole, ma Dio è Dio. E l'uomo è la sua creatura. Guai, fratelli e sorelle, il considerarci al di sopra di quello che in realtà siamo. E guai al trascurare la grandezza di Dio. Il Signore ci ha fatto in modo stupendo. La nostra gioia, la pace che abbiamo nei nostri cuori, questo zelo, questo amore per il Signore, non proviene sulla base, non è dettato dalla base delle circostanze che noi viviamo. Siccome il Signore mi ha fatto questo, beh, io allora lo ricambio. Siccome il Signore mi ha fatto quest'altro, beh, allora io mi prendo un altro impegno. Il rapporto che ci deve legare a Dio è un rapporto d'amore. Il Signore può darci, ma può anche toglierci. Non ha importanza tutto questo, ma io continuerò ad amare e a benedire il nome del Signore. E questa è la sostanza del messaggio di Giobbe. Benedetto sia il nome del Signore per quello che Egli è. Egli è il vasaio. E voglio soffermarmi su questo. Egli è colui che modella l'argilla, è colui che la lavora. Egli è il saggio, l'intelligente, colui che si è prefisso qualcosa di straordinario, di rendere quella pasta, quell'argilla informe, di poco valore, fragile, qualcosa di meraviglioso. E noi siamo il capolavoro di Dio per la seconda volta, per la grazia in Cristo Gesù. Noi da creature di Dio siamo ritornati ad essere figli di Dio. Il progetto iniziale della creazione, ma ancora di più perché in Cristo siamo stati giustificati e santificati. Di Adamo e di Eva possiamo riconoscere all'atto della creazione la loro purezza. Ma quanto alla prova della loro purezza, e cioè a una chiamata a santificazione, c'è stata la caduta. Ma il Signore Cristo ci ha resi santi, ci ha purificati e all'atto pratico ci ha resi forti verso il peccato. E noi vogliamo ringraziare il Signore perché il nostro cammino è un cammino di santificazione. Tutto per opera del nostro Maestro, del nostro vasaio. Non possiamo dire perché il Signore stai facendo questo, perché stai operando in questo modo, perché io ti avevo chiesto questo e tu mi hai dato quest'altro, perché il Signore non mi rispondi secondo le mie richieste, i miei propositi. Il Signore sa quello che Egli sta facendo e vogliamo avere piena fiducia in Lui.
Isaia capitolo 46 verso 5: a chi mi assomigliereste? A chi mi eguagliereste? A chi mi paragonereste quasi fossimo pari? Non c'è nessuno che può sostituire Dio. Non c'è nessuno che potrebbe prendere il suo posto nel nostro cuore e nella nostra vita. Non c'è un hobby, non c'è uno sport, non c'è un vizio, un peccato che potrebbe mai prendere il posto di Dio per darci quella soddisfazione, quella pace, quella gioia di cui tutti noi abbiamo bisogno. Ma solo Cristo Gesù. Dicevamo prima, lo ricordavamo, il principe della pace è Lui che ci dà la vera pace. Il principe della vita è Lui che ci dà la vera vita. Egli è il nostro vasaio, colui che si sta prendendo cura dell'anima nostra. E c'è un intento in questo vasaio, c'è l'intento di plasmare, di trasformare quella pasta, quell'argilla in un'opera, in un capolavoro. E l'appello che viene rivolto a Geremia è questo: alzati, scendi nella casa del vasaio e lì ti farò udire le mie parole. Non abbiamo udito questa parola quando il Signore ha toccato il nostro cuore, che Dio voleva mettere le sue mani nella nostra vita, nel suo cuore. Voleva lasciare la sua impronta, voleva modellarci, voleva trasformare quel cuore di pietra in un cuore di carne. Non ci dice la parola del Signore che la parola stessa è come un martello che spezza il sasso, come un fuoco che consuma ogni cosa. La parola di Dio è potente e per mezzo di essa il vasaio ha iniziato un'opera nella nostra vita. E noi vediamo queste mani che sono al lavoro. Vediamo l'opera dello Spirito Santo nei nostri cuori. Dal punto di vista pratico, quelle mani che lavorano, quelle mani che toccano l'argilla, quelle mani che la impastano, che la modellano, non raffigura altro che la voce di Dio, la parola di Cristo. Attraverso la sua parola il Signore ci sta modellando, ci sta lavorando. E non voglio dimenticare l'appello che sarà rivolto a Giosuè. Questo libro della legge, Giosuè 1:8, non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Venite, discutiamo insieme, Isaia capitolo 1. Quando anche i tuoi peccati fossero rossi come lo scarlatto, io li renderò bianchi come neve. Le mie mani, l'opera mia, potrà produrre qualcosa di efficace, di buono per la tua vita. Non possiamo rimanere lontani da quelle mani. Non possiamo pensare di vivere senza quelle mani che lavorano la nostra vita. E traduco in pratica quello che sto dicendo. Non possiamo starcene lontani dalla parola di Dio, non solo come una conoscenza intellettiva o istruttiva, ma come una parola che viene assimilata nella nostra vita e che è capace di produrre un cambiamento profondo e radicale nel nostro modo di pensare, nel nostro modo di rapportarci con il nostro Signore. Ho bisogno che questa parola sia resa efficace nella mia vita. Ho bisogno che quella spada raggiunga le parti più recondite del mio essere. Ho bisogno che stravolga, che cambia tutto. Che bella immagine, il vasaio che mentre lavora è come se si sfalda, si spacca, si rompe quell'argilla.
Credo che tutti quanti noi, bene o male, abbiamo avuto un minimo di conoscenza di come si lavora. Abbiamo delle sorelle che hanno lavorato anche nelle carceri facendo un po' queste opere di manufatti. E quando si lavora l'argilla, quando è fresca, tende a rompersi molto facilmente, ha bisogno di alcuni processi, di alcuni passaggi per poi renderla, diciamo, di rendere questo materiale più consistente, quindi ha bisogno di essere asciugata, essiccata, passata nel forno, poi alla fine anche decorata. Ed è bello vedere questo atteggiamento di questo vasaio. Non si lamenta, non si scoraggia e non dice questa pasta non è buona, ne prendo un'altra, ma rifà tutto da capo. Perché il Signore è buono e fedele. Perché il Signore non si stanca, sapendo molto bene chi siamo, cosa siamo, e sapendo molto bene qual è l'intento, il progetto che ha Egli per ciascuno di noi. Anche se si rompe quella pasta, anche se quell'argilla si è sfaldata, in mente il vasaio ha un prodotto, ha un pezzo che è meraviglioso ed insiste. Grazie a Dio per la sua insistenza. Grazie a Dio perché Egli non si stanca, non si amareggia, non si scoraggia davanti alla nostra infedeltà, davanti alla nostra fragilità, ma Egli riprende in mano quella pasta. E con pazienza egli continua a lavorarla. Voglio leggervi questo passaggio che troviamo in Ezechiele, capitolo 18, riguardo a quello che stiamo dicendo, dal verso 21. Se l'empio si allontana da tutti i peccati che commetteva, se osserva tutte le mie leggi e pratica l'equità e la giustizia, egli certamente vivrà, non morirà. Nessuna delle trasgressioni che ha commesse sarà più ricordata contro di lui. Per la giustizia che pratica, egli vivrà. Io provo forse piacere se l'empio muore, dice il Signore Dio. Non ne provo piuttosto quando egli si converte dalle sue vie e vive. Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità e imita tutte le abominazioni che l'empio fa, vivrà egli? Nessuno dei suoi atti di giustizia sarà ricordato perché si è abbandonato all'iniquità e al peccato. Per tutto questo morirà. Ma voi dite, la via del Signore non è retta. Ascoltate dunque, casa di Israele, è proprio la mia via quella che non è retta? Non sono piuttosto le vostre vie quelle che non sono rette? Se il giusto si allontana dalla sua giustizia e commette l'iniquità, e per questo muore, muore per l'iniquità che ha commessa. Se l'empio si allontana dall'impietà che commetteva e pratica l'equità e la giustizia, rimarrà in vita. Se ha cura di allontanarsi da tutte le trasgressioni che commetteva, certamente vivrà, non morirà. Ma la casa di Israele dice, la via del Signore non è retta. Sono proprio le mie vie quelle che non sono rette, casa di Israele. Non sono piuttosto le vie vostre quelle che non sono rette. Perciò io vi giudicherò secondo ciascuno secondo le sue vie, casa di Israele, dice il Signore Dio. Tornate, convertitevi da tutte le vostre trasgressioni e non avrete più occasione di caduta nell'iniquità. Gettate via da voi tutte le vostre trasgressioni per le quali avete peccato. Peccato, fatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo, perché dovreste morire, casa di Israele. Io infatti non provo nessun piacere per la morte di colui che muore, dice il Signore Dio. Convertitevi dunque e vivete. Che meraviglioso proposito che ha il Signore. Le sue mani impastano quell'argilla, lavorano quell'argilla, perché il suo proposito e il suo piacere è che nessuno muoia, ma che tutti giungano a salvezza.
sentiamo il bisogno, cari in Cristo, che questa parola continui a formarci. Sentiamo il bisogno di esaminarci davanti a questa parola, riconoscendo che quello che dovrebbe avvenire nella nostra vita, il risultato che dovrebbe esserci, a volte anche a distanza di tempo, non è quello che notiamo, che possiamo verificare. Forse si rompe di nuovo quell'argilla. Ci si ricade nelle vecchie cose, ci si ridiventa superficiali, lo zero viene smarrito, il primo amore tende a perdere consistenza. Un passo alla volta e non ci rendiamo conto che l'intento di Dio è quello di benedire la nostra vita. Ma ahimè, a volte accade che siamo lontani da quella benedizione, perché non permettiamo a quella mano di lavorarci come dovrebbe lavorarci. E questa mattina vogliamo riconoscere questo bisogno, questa necessità. Venite, è l'appello che Dio farà al popolo di Israele. Venite. Discutiamo insieme. Siete argilla, siete peccatori, siamo peccatori, ma io voglio trasformare la vostra condizione, voglio mettere ordine nel vostro cuore, nella vostra mente, voglio farvi ritornare al primitivo amore, voglio farvi ritornare al primo zelo. Voglio continuare a prendere nelle mie mani tutta la pasta per rilavorarla come si conviene. La domanda che pone il Signore al popolo di Israele è proprio questa. Non posso fare di voi, o popolo di Israele, quello che fa questo vasaio con l'argilla? Crediamo che il Signore possa davvero santificare la nostra vita. Crediamo che il Signore possa spezzare, rompere quei legami che ci tengono lontani da quelle mani benedette. Crediamo che il Signore ha tutta l'intenzione, la volontà di fare di noi dei vasi a suo onore e a sua gloria. Crediamo che la nostra misera vita, come dirà un giorno l'Apostolo Paolo, io sono tra i primi peccatori, sono il primo. Crediamo che il Signore possa trasformare quella vita. Il Signore può trasformare le nostre vite e renderci utili, adatti al suo servizio, alla sua gloria. Io lo credo. Perché Egli è il vasaio. Non importa che io sia solo argilla, ma importa che Egli è il vasaio, che ha preso questa argilla e la vuole lavorare. Ha un proposito benedetto, straordinario. Sa già qual è il risultato finale. Ed Egli non si stancherà di lavorare questa argilla. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle? Quale grande Dio abbiamo, fratelli e sorelle, conosciuto. Va al vasaio, va alla sua bottega, lì ti parlerò. E quando il Signore parla, non parla per farci solo ascoltare delle belle parole, parla perché Egli vuole mettere le sue mani nella nostra vita. Affidagli il tuo cuore al Signore. Non indugiare, non resistere. Non dire quello che fai è sbagliato. Al vasaio. Non dire non ci capisce nulla. Non dire egli se ne sta lontano da me.
non contestare il tuo creatore, ma sottomettiti a lui. Di piuttosto, Signore, io sono argilla, ma sono convinto, sono sicuro che per mezzo della tua parola tu mi consacrerai a te. Signore, tu mi salverai, tu mi battezzerai col tuo Santo Spirito, tu farai di me uno strumento utile nelle tue mani. Io potrò darti la lode e la gloria. Non sarò più pasta informe, ma sarò un vaso fatto dalle tue stesse mani, pronto per onorarti. Se lo desideriamo, cerchiamo il Signore con tutto il cuore, preghiamo, presentiamogli questa richiesta davanti a Lui questa mattina. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Benedetto tu sei, Signore. Io sono l'argilla, ma tu sei il vasaio. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore.